La trasmissione è in collaborazione con... Auguri, buonissimi. Da Parmigiano Reggiano. Lambrusco di Modena Doc. I lambruschi crescono, i momenti più frizzanti restano. Un cordiale buongiorno ai telespettatori di Area Verde. Oggi continuiamo a parlare di terremoto, di questo sisma che ha colpito in particolare, lo sappiamo tutti, la bassa modenese. Facciamo il punto per quanto riguarda i danni all'agricoltura. Lo facciamo con l'assessore provinciale all'agricoltura Gian Domenico Tomei, grazie Tomei per essere qui, con Adolfo Filippini che è vicepresidente del Consorzio del Parmigiano Reggiano, grazie anche lei Filippini, e con Enrico Corsini, presidente del Consorzio Tutela Aceto Balsamico Tradizionale di Modena, e anche naturalmente con Ermi Bagni, direttore del Consorzio Tutela Vini dell'Emilia. Un saluto corale a tutti. Io partirei con Corsini, ma prima diamo due dati veramente che sono gli ultimi aggiornati. I comuni modenesi che usufruiranno del fondo per la ricostruzione sono 18, 4.000 le imprese ferme su un totale di 25.000. I danni agli edifici, paesi più colpiti da questi danni sono Finale Emilia, 800 edifici, Mirandola 535, diamo velocemente qualche dato, Carpi 509, queste sono le stime, San Prospero 500, Novi 400 edifici inagibili, San Posidonio 390, Concordia 300, ancora Cavezzo 280, Camposanto 270, Medolla 197, San Felice 180, Buonporto 120, Sogliero 88. Anche Modena ha fatto i conti con il terremoto, 5 milioni e mezzo di euro di danni, colpiti in particolare il Palazzo dei Musei, il Liceo Sigonio, altre strutture, il parcheggio dell'ex mercato ortofrutticolo, gli ospedali evacuati, Finale Mirandola e il Ramazzini di Carpi. Ecco, questo per dare un'idea, seppure molto rapida, ma in generale, di questo disastro. Allora, Assessore, facciamo un po' una stima a un mese dalla prima pesantissima scossa. Beh sì, a un mese possiamo dire che questo sisma ha coinvolto un'area che per la provincia di Modena vuol dire più del 50% delle imprese agricole, perché in un modo o nell'altro coinvolge intorno a 5.000 aziende agricole e perciò sono la maggioranza della provincia, con danni in alcuni casi significativi, in altri invece anche solo derivati dal fatto di danni a strutture e a cooperative casearie o di altre cooperative. Però noi dobbiamo pensare a un mese di ripartire. Il mondo agricolo non ha mai smesso, è ripartito subito, a ogni scossa doveva fare attività nelle proprie aziende e perciò non ha potuto sospendere l'attività. Adesso bisogna pensare alla ricostruzione. Per la ricostruzione anche il mondo agricolo si avvale dei fondi nazionali, dei 2 miliardi e mezzo di euro, di cui 500 milioni di euro per il 2012 e 1 miliardo per il 2013 e 2014. Il mondo agricolo invece ha anche altri due filoni di finanziamento. Il primo è quello dell'accesso al credito, che è separato rispetto ai 100 milioni di euro a livello generale, perché sul livello agricolo interverrà Ismea con 5, che gli verranno assegnati 5 milioni di euro per l'accesso al credito da parte del mondo agricolo.
Poi invece con anche l'assessore Rabboni si è deciso di andare nella direzione di far fronte ai danni subiti dalle attrezzature, sulle attrezzature e sulle scorte, con 100 milioni di euro che sono frutto del 4% di devoluzione da parte di tutte le regioni d'Italia nei confronti della regione Emilia-Romagna. Perciò, per quello che riguarda i 100 milioni di euro su questo filone di finanziamento, sarà riservato alla regione Emilia-Romagna. E su questo bisogna che ovviamente le aziende agricole facciano tutte le segnalazioni che devono fare tramite il COC, tramite la Protezione Civile, in modo da avere il quadro complessivo dei danni. Ovviamente da parte dell'assessorato agricoltura abbiamo iniziato da subito una serie di controlli sul territorio, siamo sul territorio con diverse squadre, tra l'altro supportati dai NAC di Parma, del nucleo dei carabinieri antifrode di Parma, e che messi a disposizione dal Ministero dell'Agricoltura collabora con noi per i sopralluoghi sul territorio. Allora, quali comparti più colpiti rispetto ad altri? Colpiti tutti, ma insomma, diciamo, il comparto lattiero-caseario più che... Beh sì, sicuramente il comparto maggiormente colpito è quello del lattiero-caseario, perché le forme cadute sono un numero esorbitante. Poi dopo il vicepresidente parlerà in merito, però è chiaro che questo è il comparto che ha avuto sicuramente economicamente il maggior danno. Come azienda agricola abbiamo invece a macchia di leopardo, perché chi aveva le attrezzature ad esempio sotto ai capannoni sono crollati, e questo va in tutti i settori, da chi fa agricoltura intensiva a chi invece ha specializzazioni sui vigneti e sui frutteti. Parleremo dopo della ricostruzione, perché è molto importante vedere anche come si dovrà ricostruire. Allora, Adolfo Filippini, lo ricordiamo, è il vicepresidente del Consorzio Parmigiano Reggiano. Quanti caseifici coinvolti, le forme crollate, ma parliamo anche di assicurazioni riguardo questi danni. I caseifici coinvolti, tra tutti i sismi che si sono succeduti, quindi il primo e il secondo con la serie di scosse importanti, sono stati 36, divisi per le province di Modena, Reggio e Mantova, quindi nelle vicinanze dell'epicentro, ma non solo, anche nelle vicinanze dell'epicentro, perché indubbiamente ha colpito anche zone un po' più distanti dove sono successi dei danni ingenti, quindi anche magazzini che erano posizionati nel comune di Modena o nel comune di San Giovanni in Persiceto o in altri comuni di vicinanza. Le forme crollate sono 633.000, quindi le forme coinvolte sono state un numero, come diceva prima l'assessore, estremamente esorbitante, che come Consorzio del Parmigiano, creando subito un comitato di crisi, abbiamo cercato naturalmente di risolvere tutti i problemi contingenti che si presentavano, in quanto c'era prima un problema di messa in sicurezza, quindi di tutti i caseifici, per far entrare naturalmente le persone, dice, specializzate a togliere il formaggio che era stato coinvolto, e qui il rapporto, devo dire, con la Protezione Civile, con le autorità, con l'amministrazione provinciale, con l'amministrazione regionale, devo dire che è stato tempestivo e per noi, per quanto riguarda noi, soddisfacente. È chiaro che si sono aperte delle situazioni chiaramente che vanno gestite nel futuro, cioè questi posti forma, questi caseifici che vanno in magazzino mancheranno per quanto riguarda l'albergamento, come si possa dire, insomma il magazzinaggio delle forme successive. E quindi questo è un problema reale che stiamo cercando di estire. Quindi abbiamo avuto una proroga prevista tra l'altro dai regolamenti comunitari per utilizzare dei magazzini esterni, questo ce l'hanno permesso, proprio per quello dico che le autorità ci sono state vicine, devo dire anche con grande tempestività. E in più abbiamo cercato di fare ripartire, perché dove effettivamente c'era l'epicentro del sisma ci sono stati dei casi di chiusura temporanea dei caseifici, perché insomma dovevamo aspettare l'agibilità o meno per la sicurezza anche dei lavoratori. Adesso direi che insomma la situazione si sta normalizzando, sperando sempre che si normalizzi anche la situazione sotto di terra, perché altrimenti
secondo le me. Le banche hanno fatto il loro dovere? Le banche sono state molto presenti, molto, anche loro hanno dimostrato, come posso dire, grande comprensione. Sta avvenendo adesso la sospensione anche delle rate dei mutui, quindi l'hanno fatta addirittura in simultanea, alcune banche addirittura l'hanno fatta senza bisogno anche di dirlo, e questa è un'altra considerazione dello straordinario tessuto economico che in questo caso dimostra sempre l'Italia. L'Italia, come dico sempre io, nel momento del bisogno si vede obiettivamente che lascia da parte gli egoismi e soprattutto lavora perché il tessuto venga assolutamente, come posso dire, possa tornare a essere in funzione. Ricordiamoci che lì si parla, tra l'altro, in queste zone, nelle nostre zone, perché poi ha coinvolto anche zone limitrofe, si parla di un PIL di 135 miliardi di euro. Ecco, sì, si parla di un PIL importantissimo. Anche per l'imprenditoria che non è quella agricola. Anche insomma, che non è quella agricola. Noi l'ho definito cratere, appunto. Sì. Per noi, per quanto riguarda il Parmigiano Reggiano, anche in questo caso, ripeto, le forme coinvolte sono estremamente grandi. Noi facciamo la nostra parte, tra l'altro devo dire che abbiamo avuto anche delle risposte importantissime a livello estero, cioè gli ambasciatori che chiedevano formaggio, sì. È stata una straordinaria le richieste presenza. E le forme richieste al consorzio, io ho qui 225.000 chili, forse sono molti di più. Lei ha dei dati precisi che stanno aumentando da questo punto di vista. Che si aggregano anche cittadini e famiglie che si aggregano, l'assessore annuisce donando un euro. Da Arezzo cos'è arrivato, assessore? Poi torniamo a Filippini, dalla zona di Arezzo. Da Arezzo, tramite un gruppo organizzato su Facebook di un centro d'acquisto, sono venuti a prelevare un importo in euro di oltre 180.000 euro, solo un gruppo di Arezzo. Perciò questo dà il senso anche di nuovi strumenti di mercato, perché ovviamente questi collegamenti che si sono instaurati in questo momento, io penso che debbano essere valutati anche da parte delle aziende del consorzio per il futuro, perché comunque penso che il Parmigiano Reggiano, per andare incontro alle aziende che hanno avuto il danno, è entrato in abitazioni che non era mai, in famiglie che non era mai entrato. Perciò, si sono attivati nuovi canali. Io penso di sì, e perciò su questo secondo me bisognerà lavorare per consolidarli. 85 sedi diplomatiche, 15 delle quali straniere, i dipendenti del Ministero degli Esteri sono scesi in campo a fianco dei caseifici, un tir carico di 200 forme di parmigiano reggiano, 8.000 chilogrammi e di un'altra tonnellata del re dei formaggi in porzione, arriva a Roma e al Ministero degli Esteri, poi verranno distribuiti. Quindi si è mossa anche il mondo diplomatico, come ha detto lei, Filippini. Quindi questi nuovi canali si potranno utilizzare, no? Anche per la... Sì, adesso noi ci preme soprattutto risolvere i problemi contingenti, questa è la cosa più importante. Tra l'altro non soltanto questi canali, c'è stato, ripeto, una risposta straordinaria. Faccio un esempio, anche le grosse distribuzioni si è attivata. Coop ha fatto questa promozione dove un euro viene destinato ai caseifici, ed è stata una delle prime che è partita, insieme a Sigma. Noi abbiamo creato un comitato dei caseifici coinvolti, perché pensiamo, perché noi ci preme che questi caseifici permangano, perché moltissimi caseifici hanno avuto dei danni difficili da reggere, perché lei deve pensare che il magazzino praticamente è il patrimonio di un caseificio, quando cadono 20.000 forme del valore esagerato. Da queste scalere che andranno tutte ripensate. Io penso che sì, adesso le normative non so in che termini cambieranno, però obiettivamente più delle scalere c'è stato proprio un problema di una violenza dove ha colpito, perché lei vede caseifici a distanza di pochi chilometri che non è successo niente con le stesse scalere. Dipende anche dalla in alcune zone è stato veramente devastante. Avete delle assicurazioni? Alcuni caseifici hanno le assicurazioni, altri caseifici no, quindi noi dovremmo cercare come consorzio, anzi cercheremo, stiamo già pensando di farlo e lo faremo, di fare un meccanismo di solidarietà interna
e quindi un'alta tassazione di chi non è stato coinvolto per permettere questi casifici di risollevarsi. Ah, quindi altrimenti... non c'è obbligo di assicurazione, no? Ma l'assicurazione sul terremoto è stata una cosa che non si può neanche parlare di lungimiranza, non era mai pensata, perché qui da noi dicevano che era impossibile che succedesse un terremoto. Sì, dicevano. Poi invece è successo. Dicevano, ne avevamo già avuti, ma insomma, però, nel 500, però... nell'800, ma dicevano che non eravamo una zona sismica. Dicevano, e non mi sembra che cambieranno neanche da quel che posso capire, però insomma adesso questo non compete a me. Beh, indubbiamente dove non ci sono le forme assicurative la cosa, ecco, è molto, diciamo, che lo slogan, lei mi ha scritto una nota, non esiste formaggio terremotato, esistono casifici terremotati. Casifici e produttori di latte terremotati. E produttori di latte. Perché anche lì obiettivamente sono alcune aziende che hanno subito dei danni, a me viene la pelle d'oca solo pensarci. Hanno subito dei danni enormi, alcune aziende hanno perso anche tutte le strutture che riguardavano la mungitura, poi verremo a parlare anche dell'aceto perché... del balsamico sono stati gravi danni e c'è stato lì anche il pronto intervento da parte dell'associazione allevatori, assessore, che è andato con i carrelli mobili, mi pare. Sì, nella prima fase, sopperire al problema delle sale di mungitura, l'APA, l'associazione allevatori, ha dato la disponibilità, anzi ha veramente fatto un ottimo lavoro. Ovviamente bisogna ripartire con strutture, bisogna ripensare molto. Io penso che nei prossimi giorni, insomma, perché bisogna fare rapidamente, bisognerà anche trovare i modi rapidi ed economici per una ricostruzione moderna di queste aziende agricole. È un momento che sicuramente deve essere utilizzato anche per ripensare l'azienda agricola, cioè chi ha avuto il danno deve ripensare l'azienda agricola e ripartire con un'azienda agricola nuova, rinnovata. Rinnovata nelle strutture, ne parliamo fra un attimo. Enrico Corsini, presidente del Consorzio Tutela Aceto Balsamico Tradizionale di Modena. Un comparto, il vostro, che è stato toccato, non in modo pesante come quello lattiero caseario, comunque avete subito dei danni. Ma certamente non si può paragonare al problema del parmigiano reggiano, anche se in quella zona della bassa abbiamo tutte e due le tipologie, sia le acetaie tradizionali, che sono tutte situate nei sottotetti e quindi ovviamente nei luoghi più esposti a questo sisma, dove molti barili si sono rovesciati, si è perso del prodotto, è tenuto conto che un prodotto che costa dai 500 ai 1500 euro al litro si fa presto ad avere dei danni ingenti, e anche alle strutture portanti. Abbiamo avuto 4 aziende in modo particolare molto colpite. Poi c'è l'aspetto invece dell'aceto balsamico di Modena IGP, dove a Carpi, Cavezzo e a Solara di Buonporto abbiamo 3 impianti che insieme fanno quasi il 50% del prodotto che va in giro per il mondo, e qui fra strutture e prodotto perso, secondo me i danni sono intorno ai 20 milioni di euro, che rispetto al danno generale possono sembrare poco. In più il problema è quello di assicurare, mi pare che le aziende si stiano già muovendo, di assicurare la fornitura di prodotto in tutto il mondo, perché in effetti il balsamico va in tutti i continenti, per evitare di perdere le forniture delle clientele che potrebbero orientarsi diversamente. Per quello che riguarda invece il tradizionale, i danni saranno calcolabili ancora più avanti, perché essendo un prodotto che ha bisogno di tranquillità e di tempo, in questo caso è stato rimescolato, e quindi può darsi che in concomitanza con i prossimi travasi, la prossima primavera, ci possono essere delle sorprese negative, ci auguriamo di no, però insomma è stato un sisma grandissimo, ed è un fatto che all'inizio, dopo la scossa del 20, forse qualcuno anche a livello nazionale aveva minimizzato. Mi pare che con quella del 29 e quelle successive, questa è una catastrofe nazionale. Con noi anche il direttore del Consorzio Tutela Lambrusco, nonché direttore del Consorzio Tutela Vini Emilia e coordinatore del Palatipico,
Ermi Bagni. Grazie, buongiorno, buongiorno anche lei Bagni. Dunque, diamo una visione d'insieme per quanto riguarda la situazione del vitivinicolo e poi verremo anche ad altri argomenti. Sì, guardi, allora gli eventi sismici hanno toccato anche il settore vitivinicolo, se vogliamo, in una forma minore rispetto per esempio al comparto del Parmigiano Reggiano, nel senso che ci sono sicuramente due stabilimenti di imbottigliamento, che sono la Cavicchioli e la Cantina di Solbar, che al momento hanno lo stabilimento inagibile, quindi molto semplicemente hanno dovuto prendere delle decisioni diverse, cioè decentrare presso altre cantine della zona le attività di imbottigliamento. Altri stabilimenti hanno avuto dei danni di tipo strutturale, che però sono, diciamo così, non c'è stata perdita di prodotto, questo è già importante, diciamo che possono essere messi in sicurezza in previsione della nuova campagna vendemmiale. Parlo dello stabilimento di Concordia, della cantina di Carpi, dello stabilimento sempre di Poggio Rusco, che sempre, fa sempre parte del gruppo della cantina di Carpi, e anche del sistema di condizionamento e termoregolazione della cantina di trasformazione riunite C di San Marino di Carpi. Ecco. Però ripeto, questi sono danni strutturali che non hanno procurato perdite di prodotto. Ecco, oltre diciamo così, agli stabilimenti, però devo segnalare che cosa? Che ci sono molte imprese viticole, cioè le imprese agricole in sostanza, che soprattutto nella zona a nord di Modena, quella più colpita, si trovano con la casa lesionata, inagibile, quindi sono costretti a vivere o nel cortile, in tende, in roulotte, insomma, devono adattarsi in questo modo. Ecco, ecco per questo motivo tutta questa gara anche di solidarietà che è scaturita giustamente e che ci fa molto piacere da parte di tutti i nostri concittadini, connazionali anzi, devo dire, ci fa molto piacere il consorzio, il consorzio Vini Emilia ha messo un impegno forte, esatto. Questo consorzio dunque va avanti bene? Sì, sta andando avanti bene proprio perché ha voluto, diciamo così, coordinare gli aiuti che provenivano in questo caso sia dalla parte della provincia di Reggio sia dalla parte della provincia di Modena, quindi consorzio di Modena e consorzio di Reggio, visto che abbiamo questo strumento, abbiamo istituito questa voce diciamo così, di spesa nel bilancio corrente, istituendo inizialmente una cifra di 40.000 euro che noi ci prefiggiamo di arrivare almeno a 100.000, se non di superarla, tramite anche le donazioni che arriveranno dalle organizzazioni nazionali del settore vitivinicolo ed anche dai proventi che in altre iniziative di carattere benefico si stanno, diciamo così, realizzando, si sono già svolte in giro per l'Italia. E Bagni, nelle province Modena e Reggio sono 8.000 le aziende viticole che coltivano 15.000 ettari di vigneto specializzate, danno una produzione, io leggo, di 3 milioni di quintali di uva, sì. Trasformata principalmente il Lambrusco DOC IGT, che viene poi esportato in 50 paesi, dunque un colpo anche a tutta questa produzione, anche se lei lo ha ricordato giustamente, inferiore ai danni, sì, subiti da altri settori, ma sì, nel complesso, ecco, c'è stato un danno gravissimo anche all'agricoltura. Assolutamente. Diciamo che probabilmente, a differenza delle altre attività manifatturiere, il settore agroalimentare, tout court, cioè globalmente, quindi che vino, aceto balsamico, parmigiano-reggiano, cioè l'eccellenza del nostro territorio, no? In un qualche modo comunque hanno continuato ad avere i loro canali commerciali attivi. Ecco, poi è chiaro che ci sono alcuni opifici, alcune aziende che purtroppo hanno dovuto interrompere questa attività, ma per fortuna sono riuscite a decentrare presso altri stabilimenti attivi e quindi a continuare questa attività. Però chiaramente il contraccolpo è importante. Diciamo che in questa tremenda tragedia c'è la possibilità di diffondere ulteriormente le nostre eccellenze agroalimentari, ecco, questo sicuramente. Lei è direttore di questo neonato consorzio, è soddisfatto? Modena e Reggio. Sì, beh, Modena e Reggio sono, come diceva giustamente lei, i dati, 3 milioni di quintali d'uva, sono esattamente 200-300.000 quintali d'uva in più rispetto al totale di uva che viene prodotta per esempio in Piemonte, quindi è una realtà importante, voglio dire, in due province tutto sommato non grandissime. E soprattutto quello che mi preme dire è che quest'uva viene trasformata ogni anno e tutti gli anni, essendo il Lambrusco un vino, diciamo così, di pronta beva,
viene commercializzato e quindi viene consumato. Quindi è un ciclo produttivo, direi, continuo, che ultimamente sta anche dando una soddisfazione economica migliore rispetto agli anni precedenti, perché il Lambrusco si sta, come devo dire, confermando sicuramente il vino italiano più esportato nel mondo, e si sta anche sta riqualificando la sua immagine di qualità, cioè di quel prodotto che è sempre stato, grazie all'impegno poi delle imprese, che come ho detto già anche in altre volte, hanno rinnovato gli impianti viticoli, hanno rinnovato gli impianti di trasformazione e di imbottigliamento. Quindi si sono adeguati rapidamente. Allora veniamo, lei prima ha detto di questa tragedia, è il termine esatto, una tragedia. Secondo lei i politici a livello nazionale, ma anche a livello regionale e locale, hanno l'esatta, diciamo, percezione di questa tragedia? Io credo che a distanza di un mese devo dire di no, purtroppo, con il mio profondo rammanico, e aggiungo anche una grande indignazione da parte mia, perché la cartolina ricordo di Finale Emilia, di Mirandolo, di San Felice odierna, dopo 60 secondi di terremoto ci riporta al 1950, cioè ti descrive quel territorio che è stato poi scritto nella saga di Don Camillo Pepone da Guareschi, con una differenza, che la popolazione ha le abitudini del 2012. Quindi questo come cartolina così. E secondo me non hanno capito che in questo cratere, come lo chiamano adesso, del terremoto, operavano 25.302 imprese con 130.000 occupati, una forza socio-economica capace di creare un gettito fiscale, imposte dirette e indirette, pari a 7 milioni di euro, miliardi di euro, quasi una finanziaria. Cioè, capire questo, cioè in un mese è già passato, cioè voglio dire un mese tardi. Io adesso l'ho portato stamattina quello che è il manifesto intellettuale degli imprenditori colpiti di quell'area, perché dicono che il 16 luglio, che è già per loro una data che già è già tardiva, entro il 16 luglio bisognerebbe fare qualcosa di concreto. Cioè, credo che gli imprenditori, la popolazione non chiede aiuto, chiede un investimento, cioè occorrono dai 4-5 miliardi di euro a fondo perduto per far ripartire quella zona, altrimenti addio Emilia Felix. Addio veramente Emilia Felix. Adesso sentiremo anche dagli altri un manifesto degli imprenditori per il terremoto intellettuale in Emilia Romagna, e chiedono appunto di ripartire il 16 luglio, una data molto importante. Partono dicendo via libera alla responsabilità dei cittadini che presentano certificazioni, prodotti facendo ricorso a tecnici privati, abilitati, eccetera. E qui veramente si dice basta, adesso è ora. Cioè la burocrazia, deve lasciare il passo. Sono veramente stanchi. Bagni, velocissimamente, sì. Un appunto per quanto riguarda l'esercito, sì. Gabrielli disse, ci siamo noi della protezione civile, lo disse proprio in un'intervista a noi, l'esercito non serve, oppure servirà in un secondo momento. Guardi, lei cosa pensa? Io sono profondamente rammaricato da questa affermazione di Gabrielli, perché io credo che in qualsiasi altro paese, se fosse successo quello che è successo da noi, l'esercito sarebbe intervenuto per un motivo molto semplice. Ha dei reparti altamente specializzati. Cioè, è possibile che in un'area del genere non esista un ospedale da campo, con tutti i rischi che i vigili del fuoco, chi è la protezione civile, sta vivendo quotidianamente per mettere in sicurezza alcune cose. Prima cosa. Seconda cosa, l'esercito avrebbe un'organizzazione, un coordinamento anche di sicurezza importante, e il genio militare mi insegna che potrebbe collaborare molto bene nella messa in sicurezza di tante cose. Infine, e non ultimo, la spinta psicologica positiva che darebbe nei confronti della popolazione colpita, nel senso di vicinanza dello Stato. È stata percepita secondo voi in toto questa catastrofe, e io lo chiedo a tutti i presenti, o c'era stata una sottovalutazione? All'inizio, adesso Corsini mi ha già detto che dopo quella del 29 è stata percepita in pieno, assessore? No, non può essere percepita se uno non vive quel territorio.
Io ovviamente ho cercato di visitare diverse aziende per cercare di portare anche un supporto anche morale, che a volte è stato quello più necessario rispetto ai bisogni veri, che comunque sono insomma forse meno importanti del supporto morale. E solo vivendo quel territorio, essendo sul territorio, si coglie il dramma di questa situazione, perché è enorme. Le immagini televisive non trasmettono il sentimento che si prova vivendo il momento. Insomma, voglio portare un esempio. Le tendopoli viste per televisione sembrano belle, mentre quando si è sul posto, che si intravede la persona che è andata a fare la doccia, che entra nella tenda con la cioè è veramente straziante. Cioè, questo è un elemento che anche la regione vuole risolvere al più presto con diciamo la chiusura di queste tendopoli, con l'utilizzo di appartamenti, di non container, di strutture fisse. Vedremo ad esempio sul discorso container. Noi come mondo agricolo stiamo cercando invece di spingere per riuscire a collocare presso le aziende agricole i container. Questo non era previsto, non erano previste neanche le tende. Sugli allevamenti siamo riusciti a fare qualcosa, perché ovviamente l'agricoltore deve rimanere in azienda, ma altrettanto deve essere per il periodo invernale, fino a quando non hanno recuperato la propria abitazione o ricostruito la propria abitazione. E su questo c'è l'impegno a trovare la soluzione ottimale per superare questo momento difficile, specialmente per quelli che hanno allevamenti. Quindi non è stato o è stato, Filippini, secondo lei, percepito immediatamente il dramma che stiamo vivendo da parte delle istituzioni a livello nazionale ma anche locale? Ma adesso io parto da un presupposto della reazione della gente che ho visto, poi anche io sono stato coinvolto, anche noi siamo stati coinvolti, per l'amor del cielo. Sì, anche lei pesantemente. Sì, però devo dire che chi era in loco, io ho visto la duplice reazione, la voglia dell'Emiliano vero, verace, di dire io devo alzare la testa. Le seconde scosse, che il secondo sisma che è successo, ha minato per un attimo, io ho visto il terrore nelle persone, e questo lo dico perché l'ho percepito, anche perché sono stato là anche in alcuni casi, il terrore delle persone, lo sconforto da questo punto di vista, poi dopo, subito dopo, di nuovo quella voglia di emergere, di mettersi in gioco e di tornare a produrre, a dire sì, abbiamo bisogno d'aiuto, però bisogna poi che ci arrangiamo, che noi andiamo avanti anche noi. E questa è stata una cosa straordinaria che il popolo emiliano da questo punto di vista, senza lasciare adito a cose diverse, però il nostro popolo è abituato, lui ha bisogno di lavorare. Come ho detto prima, nel nostro caso specifico, la presenza della protezione civile, la presenza delle autorità provinciali, la presenza delle autorità regionali, ma a noi ci ha agevolato, perché c'era l'esigenza di entrare in casifici, c'era l'esigenza di superare determinati meccanismi, che nel nostro caso invece devo soltanto dire che c'è stata questo tipo di reazione. Poi è chiaro che quando succedono questi cataclismi, organizzare tutto in pochissime ore, insomma, io personalmente le dico, io ho vissuto quando ero militare il terremoto dell'Irpinia, ma insomma lì vedi veramente una situazione di disorganizzazione. Qui entro poche ore, insomma, lo Stato. Quindi Bagni ha detto ci sarebbe voluto l'esercito, avrebbe organizzato in poche ore. Corsini, partiamo da Corsini. Prima l'esercito, poi la protezione civile, entrambi? Ma adesso sul piano tecnico diventa difficile dare dei giudizi, perché io che sono nato e vivo in quelle realtà, ho visto invece una reazione già dalla domenica notte del 20, queste colonne di che arrivavano da tutta Italia, dalle quindi regioni. Quindi immediata, lei viene da Camposanto? Sì, dalle regioni che a suo tempo noi siamo intervenuti per primi, parlo del Friuli, che è quello più lontano, l'Irpinia, c'è stata una solidarietà immediata e anche una grande organizzazione subito sul posto, quindi da questo punto di vista credo che la risposta ci sia stata. Io però consiglierei, oltre al nostro orgoglio emiliano, che va difeso, l'abbiamo dimostrato, cosa abbiamo fatto noi per l'Italia in questi 60 anni di Repubblica,
però bisogna che sia alto il fatto che lo Stato deve essere al nostro fianco fin tanto che non avremo risolto tutti i problemi, perché da soli, pur fortissimi, pur bravi, credo che non sarebbe neanche giusto addossare tutto il peso solo alla Regione Emilia-Romagna. Lo Stato al nostro fianco, intanto c'è questo manifesto degli imprenditori per il terremoto intellettuale in Emilia che dicono dobbiamo ripartire assolutamente via questa burocrazia che ancora ci opprime, assessore, fino alla fine deve essere presente e aiutando, perché noi abbiamo l'orgoglio emiliano, ma non basta. No, allora, molto si è discusso di burocrazia in questi giorni, in queste ore, sui controlli, sull'entrata presso le aziende e vale anche per il mondo agricolo. Però dobbiamo anche pensare che dobbiamo conciliare due cose, la rapidità, togliere la burocrazia, e su questo tra l'altro come provincia di Modena ci siamo adoperati da prima del sisma, però dobbiamo in questo momento anche pensare alla sicurezza. Non è più pensabile di avere strutture che erano pensate e studiate, progettate, costruite in una situazione diversa che non immaginavamo. Oggi invece abbiamo visto che succede, perciò ovviamente va conciliato. Sono stati trovati dei meccanismi anche di tempi che consentano di entrare oggi in azienda e poi di sistemare nell'arco di 6-18 mesi le strutture, ma comunque dobbiamo pensare anche alla sicurezza. Allora, pensare alla sicurezza significa ripensare alle strutture per quanto riguarda gli allevamenti, per quanto riguarda tutte le strutture. Questo vale anche per i capannoni industriali, si è parlato appunto anche di un terremoto che ha riguardato in particolare i capannoni industriali. E bisogna ripensare anche alle abitazioni, naturalmente, le abitazioni crollate. Le campagne sono state devastate, i fienili naturalmente tutti crollati, le case contadine, le case coloniche, le vecchie case coloniche non esistono più, quindi è diciamo un territorio che rinascerà ma diverso e dovrà rinascere naturalmente, però le strutture saranno diverse, non lo rivedremo più com'era un tempo. Si è anche detto che le strutture non hanno retto perché i pilastri non erano appoggiati come si doveva, non erano costruiti come, eccetera. Diciamo che non c'era l'obbligo di costruirli in quel modo. Ecco, allora facciamo anche il punto su questo. Io non voglio entrare nel merito di questioni tecniche delle quali non sono competente, non voglio dare giudizi su questi fatti. È chiaro che dobbiamo ripensare strutture leggere, strutture in acciaio, strutture che io vedo, le nuove che vengono costruite oggi in agricoltura, le nuove stalle sono strutture leggerissime, non sono neanche più diciamo coinventate attorno. Cioè non, quindi una stalla di cosa ha bisogno? Di una copertura? Ha bisogno di una copertura, e basta, insomma è poco più, e poi dopo una bella sala di mungitura, che su questo è il cuore dell'azienda agricola, ma però una copertura. Ecco, su questo sicuramente cambierà il paesaggio, io penso che però molti vorranno anche ricostruire quello che avevano, perciò mi auguro che molti vogliano demolire e ricostruire come era prima. Ecco, e su questo un altro aspetto che probabilmente lo vedremo solo in futuro. Dobbiamo però, mi associo a quello che veniva detto, noi non possiamo rinascere da soli, qui servono fondi importanti fino alla fine della ricostruzione, perché i danni sono enormi. Solo alla fine, quando avremo censito tutti i danni, sapremo. Oggi tutti lanciano delle cifre, le cifre ritengo che potremo averle solo una volta fatto il censimento dei danni. Filippini, la ricostruzione come deve avvenire? Beh, io
Io ho capito una cosa, che l'Italia ormai non è immune dal problema del terremoto tutta, quindi sarebbe sbagliato dal punto di vista centrale politico pensare che ci sono delle zone franche. Noi pensavamo di essere una zona franca ed è successo un disastro, quindi io, la ricostruzione deve avvenire in modo, modello giapponese, modello diverso, ma noi dobbiamo assolutamente garantire la produttività del nostro territorio, perché questa è la cosa principale. Poi mi associo anch'io quando dico che non possiamo fare tutto da soli e probabilmente non ce la faremo neanche, ma noi abbiamo bisogno di ripartire con questi nuovi criteri, perché l'Italia, non ricordiamoci, a livello internazionale è tra i paesi più industrializzati e deve permanere questo sistema produttivo assolutamente, altrimenti siamo tagliati fuori. Un comparto che nonostante questa tragedia all'estero sta andando benissimo. Adesso noi abbiamo fatto dei progetti in passato che stanno dando i suoi frutti, poi chiaramente questa cosa ci ha un po' destabilizzato, ma diciamo che obiettivamente mantenendo degli standard qualitativi elevati noi abbiamo avuto grandi risposte. La cosa fantastica che ci ha fatto capire con questa tragedia è il grande, come dicevo prima, il grande vissuto in termini di immagini che è il nostro prodotto. Questa è una cosa estremamente positiva, a differenza anche di altre situazioni, di altri formaggi. Io ho visto veramente che c'è stato l'impegno da parte di tutti di partecipare a questo straordinario prodotto, perché non venisse disperso una cultura, un modo di ragionare, una cultura alimentare che, devo dire, l'ho già detto in altre volte, non appartiene ad altre nazioni nordiche. Questa è la nostra cultura alimentare. Quindi nel male, nella tragedia, qualcosa di positivo, qualcosa di importante. Io spero e mi auguro di sì. Noi siamo impegnati come consorzio ormai da diversi anni per fare questo tipo di impostazione. Questo ci rallenterà, perché capisce che 633.000 forme, dei casifici inagibili, persone drammaticamente coinvolte, creano un po' di sconforto, però alla fine io penso che il parmigiano reggiano vincerà. Allora, un altro Corsini, un altro prodotto straordinario nel mondo, ha sentito Filippini, importantissimo, tutti si sono sentiti pronti per difendere questo prodotto che è il parmigiano reggiano, ma questo vale anche per il balsamico IGP e quello tradizionale, che non può essere mantenuto quest'ultimo se non nelle soffitte e lì deve rimanere, quindi bisogna ripensare a che cosa, quando e se ci sarà. Naturalmente ci sarà la ricostruzione, dovrà comunque essere mantenuto nelle soffitte, non è che si può spostare. Non c'è dubbio che deve rimanere collocato, perché è fatto dal clima, dalla storia, dalla cultura di queste terre, e quindi deve rimanere per forza per quello che riguarda il tradizionale. Per l'altro invece le aziende dovranno, tenuto conto della sicurezza, ma velocemente ripartire, perché essendo un prodotto che fortunatamente facciamo solo noi in piccola parte della provincia di Reggio in tutto il mondo, credo che noi dovremmo essere in grado di mantenere alto il livello di qualità e di produttività, tenuto conto che si parla anche di occupazione per centinaia di persone, di famiglie, e quindi credo che vada difeso. L'altra cosa, credo che dovrebbe prendere l'occasione, abbiamo già avuto tanta solidarietà anche noi, anche da enti nazionali, internazionali, adesso vedremo, anche se è un prodotto un po' più costoso, un po' più complicato anche da mettere in vendita rispetto al parmigiano, che è molto più veloce. Sul balsamico però covo ancora da parte del paese, dell'Italia, parlo in generale, e anche nelle nostre zone, questa volontà di non mantenere alta la difesa, sia per quello che riguarda l'aceto balsamico di Modena IGP e l'aceto balsamico tradizionale di UP, che mi pare con questi due leggi, con questi due filoni, sia più che sufficiente. Invece purtroppo nella fantasia anche italiana a volte di produttori che vogliono inventare una cosiddetta terza via di balsamico o di condimenti balsamici, nel quale peraltro anche i giudici amministrativi a volte si sbizzarriscono con delle sentenze ovviamente rispettabili ma discutibili, fanno del male, quindi diventa ancora più difficile se noi non riusciamo in Italia a difendere, come nel caso del parmigiano reggiano, che è stato fatto ad altissimo livello, le nostre produzioni, diventa ancora più difficile pretendere che siano gli altri stati. Peraltro la Grecia e la Spagna si stanno attivando con delle leggi nazionali per poter fare l'aceto balsamico, punto. Noi l'aceto balsamico di Modena, tradizionale di Modena, questo termine di Modena deve essere complessivamente difeso e non si può dire che balsamico è un termine generico. Noi condividiamo assolutamente quello che
Dice il Presidente in chiusura, 30 secondi, Assessore, allora diamo una nota positiva, la speranza c'è, la voglia di lavorare c'è, la voglia di ripartire è già in atto. Beh, sicuramente, tra l'altro il mondo agricolo non può delocalizzare ancor di più i due prodotti che sono qui rappresentati, il parmigiano reggiano ovviamente qui si fa e anche l'aceto balsamico, provincia di Modena, piccola parte della provincia di Reggio. Non a caso sono state coinvolte, diciamo, le aziende che per quello che riguarda l'aceto balsamico di Modena, IGP, rappresentano il 50% della produzione del prodotto. Pertanto, comunque, io sono fiducioso, ho parlato anche con gli imprenditori, i quali sono pronti a ripartire nei prossimi giorni. Perciò sono fiducioso che nell'arco di poco tempo saremo operativi di nuovo come prima. E ci spostiamo ora al Forum Monzani, dove CPL Concordia presenta il bilancio 2011 e noi a breve avremo ai nostri microfoni il Presidente Roberto Casari, ma anche il Presidente Nazionale di Lega Coop. CPL Concordia presenta dunque il bilancio 2011, noi prima parliamo di questo e poi naturalmente affrontiamo anche il tema che riguarda la situazione della bassa modenese e soprattutto che cosa significa con un'azienda grande come la vostra, importante nel mondo, rimettersi a posto in pochissimo tempo. Allora partiamo però dal bilancio e dal valore della produzione in aumento con la redditività in crescita. Sì, diciamo che il bilancio rappresenta quella che è stata l'attività del 2011, quindi un'attività che si è conclusa il 31 di dicembre, quindi mai più pensavamo di poter fare la nostra assemblea a cavallo in un momento in cui il terremoto ci aveva un po' cambiato o ci ha cambiato anche il nostro modo di vita e di pensiero. Quindi per quello che riguarda il 2011 evidentemente abbiamo lavorato bene, abbiamo tutti i dati in crescita, facevamo alcune considerazioni che forse questo anno, il 2011, è stato l'anno migliore in assoluto nei vari diagrammi, diciamo, degli ultimi 5 anni, degli ultimi 10 anni, ma semplicemente perché non abbiamo tutti i dati storici, ma lo è in assoluto proprio da quando io sono in cooperativa, da quando esiste la cooperativa in questi 112 anni. Per cui siamo cresciuti, noi abbiamo aumentato il nostro fatturato di 1,05. Per la verità, rispetto ai nostri obiettivi, abbiamo consuntivato circa 60 milioni di euro di fatturato in meno e ci siamo grosso modo attestati appunto ai livelli dell'anno scorso, aumentando invece la redditività e l'occupazione. Nella occupazione abbiamo avuto un incremento, anche se c'è stato, per dire, un calo di circa 40 persone con le quali abbiamo interrotto il rapporto di lavoro perché era terminata la commessa della manutenzione dell'acquedotto pugliese, quindi su Bari. Quindi nonostante questo, diciamo che abbiamo assunto circa 60-70 persone in più e prevalentemente, quando parliamo di assunzione in CPL, parliamo di giovani, di neolaureati o di diplomati. Noi siamo circa al 50% fra operai, quindi deteniamo anche la capacità operativa, ma molti di questi ragazzi sono dei tecnici che operano con le più moderne tecnologie proprio nell'ambito dell'energia. E allora veniamo a parlare, importantissimo, anche di questo sisma. Voi vi siete attrezzati immediatamente e siete ripartiti, non si è mai interrotta la vostra attività. Esattamente, più che di partenza, diciamo che ci siamo spostati dall'ufficio, abbiamo allungato un passo, siamo andati nel cortile e poi ci abbiamo messo una tenda, un container, e quindi ci siamo, diciamo, attrezzati per dare continuità, perché quando si parla di CPL si parla di un'azienda complessa che ha più di 10 sedi in tutta Italia,
sedi anche nel mondo, che però a Concordia ha il suo cuore, quindi con l'informatica, con i cellulari e tutto il resto, non è importante essere fisicamente in un posto per lavorare. E allora qualcuno è rimasto a casa e da casa ha continuato a lavorare in rete, qualcun altro è stato spostato, qualcun altro è stato messo nei campus che abbiamo velocemente attrezzato e quindi diciamo, abbiamo dato continuità senza interruzione a tutta quella che è la nostra attività. Chiaro che c'è un disagio, ci sono dei costi, ma credo che per noi o per tutte le imprese del territorio, perché parliamo di un territorio che ha avuto un sisma per 2000 km quadrati, che ha diciamo, toccato circa 500 persone, che forse non si sono ancora rese conto fino in fondo di cosa vuol dire alzarsi la mattina, andare a lavorare e magari venire a casa, non avere più la casa, vivere in tenda, che non è in campeggio, è in tenda con altre persone, cioè quindi anche problemi sociali, senza avere più niente, quindi le rate magari della macchina, la rata dell'appartamento, lavoravano in due, chi faceva il commerciale, cioè quindi un problema sociale che sta venendo avanti adesso e che anche con l'associazione industriale abbiamo cercato di ragionare, di fare, farò incontri con le persone.